se questo autovelox funziona, speriamo di no. Sto registrando anche perché questo probabilmente potrebbe essere uno degli ultimi giri che faccio in moto, perché è in vendita. Oggi siamo in 4, davanti MT-09 SP, dietro Trident 660 e dietro RC390 e poi io CB650. L'idea è quella di andare su in Piemonte, che fa un po' fresco perché oggi ci sono 36 gradi. Sinceramente mi aspettavo molto peggio come sensazione di guida, ma diciamo che in moto comunque, anche col giubbotto e tutto, si può fare, si può fare. Olè! Posso fare il drone, posso fare la ripresa dall'esterno così. Facciamo i legali fino a un certo punto, quindi non andrò oltre l'altra linea di leggeria. Siamo uguali, no, ho sbagliato, l'ho preso troppo in te. Ma che sono una marcia troppo bassa. Come tira sui sassi. Io non ce l'ho più la gomma, se no, le tolgo è uguale. Se vado col cerchione probabilmente c'è più grip. Adesso ci sono pure i gradi del motore che salgono. Beh, sto venendo voglia di andare a Ondaland più che... Ma torniamo per le 7, vero? Madonna. Io non ho neanche accelerato perché tanto è originale. Però in realtà... Si sente, dai, un pochino. Sono delle curve di merda, ma va che...
siamo arrivati adesso da un 40 minuti e mo ce ne stiamo andando, non so dove. Le moto sono belle fredde, le gomme pure, passo anche di là. E Dio, basta. Porco, questo è stato un bel jolly. Porco di cazzo di buchi di me. Ancora? Ma guarda, ma dai, ma porco di strada è? No dai, non è possibile. Non è possibile, basta, vado a tre allora. Dio, che strada di me. Ancora buchi! Ma Dio, che strada del cazzo, porco! No, io la terza volta che ho rischiato di morire ho detto vabbè, vado piano. La terza volta la bella asciutta era più divertente. Ma è pieno di buchi, porco! Io ho preso 4 volte un buco in 4 curve diverse, ho detto vabbè, porco. Bene. E eccoci qui. Stiamo cercando di ritornare, sono le 7. Sono quei ritrovamenti che ti fanno piacere.